In Valle di Vipacco una delle cose più tipiche è il bora. E questa bora quando arriva, quando il vento nasce qua, quando voi sentite che a Trieste bora 100 all'ora, al Valle di Vipacco è 110-120, nasce qua e poi lo trasportiamo a Trieste e poi fino a Dalmazia e avanti. E quando soffia 2-3 giorni, 4-5, è secca tutto, asciuga tutto. Noi proprio quando non c'è un mese e mezzo, due mesi quando non c'è il bora, in Valle di Vipacco siamo tutti preoccupati, non siamo abituati senza, perché pulisce l'aria, pulisce tutto e fa anche bel tempo. E così un omaggio anche al mio paese e il Valle di Vipacco, ho fatto questo tiramisù che presenta un po' anche il bora. Faccio tutti gli ingredienti di tiramisù croccanti, essiccati, croccanti, messi su un albero dove presenta questa bora quando viene. Non soffia solo in una direzione. E così sarà anche su questo albero, questi ingredienti saranno messi a destra, a sinistra, come soffia il bora. E poi sotto questo albero tiramisù, diciamo, preparato quasi classico, non sarà proprio classico, ma con tutti gli ingredienti base del tiramisù, perché a me piace creatività, ma mai dimenticare origini. E mai dimenticare l'infanzia, io ho tanti miei piatti presentano anche il mio ricordo dell'infanzia. E così il tiramisù. Cosa per me il tiramisù? Il tiramisù non era solo ricetta, non era solo un'idea di fare tiramisù. Andare con mio nonno a fare spesa oltre confine era come adesso penso portare un bambino al giostre. Perché arrivare dall'ex Jugoslavia, passare confine, arrivare a Gorizia, io sono attaccato a Gorizia, al Via Rastelo, che era nostra via di Sloveni, dove erano tutti questi negozi, tutti si trovavano le cose che in ex Jugoslavia non si trovavano, e così erano anche questi ingredienti per tiramisù. Mascarpone in Slovenia non esisteva e noi l'abbiamo trovati in Italia, a Gorizia. Per questo per me il tiramisù è anche un ricordo di un viaggio. Non è un dolce tipico sloveno, non fa parte di tradizione di mia nonna, di mio nonno, di bisnonne, ma io mi ricordo anche che signore in paese, amiche di mia nonna, portavano questo tiramisù e si assaggiava di chi era meglio, di come è fatto, e si parlava tanto di ricette di tiramisù. Per questo mi ricordo, era un dolce nobile, non era un dolce per ogni giorno. Dall'85 al 90 erano proprio quegli anni di una esplosione in ex Jugoslavia di tiramisù. E chissà, al 91 siamo diventati indipendenti, è stata nata Repubblica Slovenia. Chissà, forse ha aiutato anche un po' il tiramisù, no? Andare su. In osteria, dove eravamo prima, in osteria dei miei genitori, di mia nonna e nonna, eravamo molto orgogliosi. Mi ricordo la mia prima idea di tiramisù. Dal Telia l'ho portato io, come avevo 20 anni, l'ho cambiato, l'ho portato in bicchiere, l'ho portato in semplice bicchiere, quello di, se vi ricordate, in tutta ex Jugoslavia era bicchiere per Macedonia, quando si andava al mare, vicino al mare era questa Macedonia con tanta panna, con gelato, e quel bicchiere grosso. Grosso, ecco, là dentro ho portato il tiramisù. Nel mio primo tiramisù era il mascarpone il capo di tiramisù, e poi sopra abbiamo messo sempre
cioccolata grattugiata al fine, prima di portarlo al tavolo. Era la nostra famosa cioccolata che esiste ancora adesso, Gorenka, che con una bella percentuale di cacao. Questo era il mio primo tiramisù.